Allora, nella prima sessione abbiamo voluto parlare dell'esperienza pisana. Come padroni di casa ci siamo concessi di cominciare dalla nostra esperienza. La LILT di Pisa in questo momento ha due progetti. Il primo progetto è quello che sta seguendo il dottor Miniati, per cui la LILT ha erogato anche una borsa di studio coordinata dal professor Mauri, che è qui e che ringraziamo ancora. E il secondo progetto invece arriva da un pochino più lontano ed è seguito dalla dottoressa Clara Meo ed è in collaborazione con l'Università di Palermo. Abbiamo ancora nella prima sessione insieme a noi il dottor Savino, che è un pisano d'adozione, possiamo dire, quindi con grande piacere lo ospitiamo nella nostra prima parte, e la dottoressa Camilleri, che lavora direttamente a stretto contatto con la dottoressa Roncella. Manuela, a te la parola. Diciamo che è sempre una grande emozione essere in quest'aula, perché le pareti, la biblioteca trasuda storia, valori e tradizione. Mi è piaciuto molto quello che ha detto il professor Beltram all'inizio, quando ha detto che la persona è fatta di tante cose. È vero che noi medici siamo abituati a guardare il corpo come un concentrato di organi e come, specialmente noi chirurghi, no? Infatti oggi venivo qui con il professor Mauri, la dottoressa Camilleri, che sono dottor Miniati, psichiatri, ho detto: se mi vedesse il mio antico maestro chirurgo direbbe se sono impazzita a far comunella con gli psichiatri, perché abbiamo un po' questa tradizione culturale, il diavolo è l'acqua santa, noi siamo quelli che badiamo al concreto e loro sono quelli che vivono con la testa fra le nuvole, vero? Più o meno. E invece diciamo che forse è la vecchiaia che mi ha addolcito un po', no? E invece proprio volevo ringraziare la dottoressa Mancino per tutte le iniziative che fa, che sono proprio pervase da questo spirito invece di parlare della persona nella sua globalità, e quindi per averci insegnato anche a ragionare in un modo diverso. E quindi diciamo grazie per l'invito e grazie soprattutto per questo tipo di impronta che si dà alle cose. E quindi mi aggancio per ringraziare anche tutte le associazioni di volontariato che sono qui oggi rappresentate, perché portano avanti questo discorso, cioè fanno capire a noi clinici quali sono poi i reali bisogni della persona malata, perché paziente è un po' riduttivo, noi parliamo della persona malata. Quindi io, arida materialista d'adozione, mi sono totalmente convertita a questo, e vi dico la verità, e poi ne parleremo e lo vedrete dopo, che da quando nel servizio che dirigo, nella struttura che dirigo, che ha una breast unit, quindi un centro che è dedicato alla patologia della mammella, da quando abbiamo la psichiatra, psicoterapeuta, psiconcologa, tutto quello che può fare, però che lavora a stretto contatto con noi, diciamo che è un'altra aria, è un altro tipo di risposta, è un'altra soddisfazione per i pazienti, è un altro discorso, cioè non è solo la ricerca della guarigione, ma è il riappropriarsi del proprio benessere. Quindi credo che la seduta, cioè diciamo questa sessione, sia proprio quella di evidenziare quali sono gli aspetti al di là di quello che succede quando una persona dice, ecco, scopre di avere un tumore. C'è tutto il sotto dell'iceberg che oggi viene fuori, vengono fuori anche le soluzioni, vengono fuori anche le proposte, viene fuori anche un modo diverso di lavorare per noi operatori. Quindi non vorrei togliere più tempo.